Si riparte, è iniziato un nuovo campionato facendo possibilmente tesoro dell'esperienza passata. Le esperienze, anche quelle negative, devono essere positive per cambiare quello che è un percorso e soprattutto correggere gli eventuali errori che sono stati commessi. Ma a distanza di qualche mese cresce il rammarico per quella partita, per come è stato gestito? Ma guarda, adesso perché il sistema, scusate, adesso al di là di tutto, voi siete tutti puntati sulla Champions. La Lazio, mi perdoni, ha dimostrato già di aver vinto, perché con tutto il rispetto ha chiuso la semestrale con 48 milioni e mezzo di utile. Vedremo come chiuderà il bilancio, quindi di che parliamo? Presidente, cioè, la Xalt interessa. Noi sicuramente coniughiamo il risultato sportivo con il risultato economico, che non sempre viene, come dire, effettuato agli altri. Presidente, la Xalt interessa la Lazio come giocatore? No, non mi risulta che il direttore sia sul giocatore. Presidente, c'è sempre un nome, che è quello di Milinkovic-Savic, no? Ovviamente un mondiale forse un po' sotto le aspettative. Ma come lo vede la Lazio, un giocatore? Guardi, io sorrido quando lei dice sotto le aspettative. Se lei prende un giocatore che gioca in una certa posizione del campo, lo fa giocare a mediano, se avesse giocato in difesa probabilmente l'avrebbe fatto ancora peggio. Quando ha giocato nel suo ruolo naturale ha dimostrato, infatti la prima partita l'aveva fatto bene. Ma al di là di tutto questo, Milinkovic-Savic non è in vendita la Lazio, quindi il problema non si pone. Poi nella vita tutti i giocatori, tutte le cose possono essere in media. Se arriva una proposta indecente, c'era una persona, mi racconto che c'era una bella villa in Costa Smeralda che non avrebbe mai venduto. È arrivato Russo che ha offerto 200 milioni, e sai che ha detto? Io ti ho chiamato i figli e ho detto scusate, fate la cosa, 200 milioni ce la vendiamo indipendentemente da tutto. Ci sono state offerte per immobili. Ci sono state offerte. Ma l'immobile non era cedibile dalla Lazio, anche se avremmo avuto l'opportunità, essendo il capocannoniere, la scarpa d'oro, poteva fare qualsiasi cosa, ma è stato, come dire, da parte nostra considerato cedibile, quindi non a caso, peraltro lui ha dimostrato anche di poter fare ha fatto una dichiarazione di grande legame con la società, con il sottoscritto, quindi che è reciproca, per cui quando tu crei quel cemento tra lo spogliatoio, la struttura societaria e il settore tecnico, secondo me bisogna proseguire quel percorso per valorizzarlo al meglio ed evitare, perché poi diventano perdite anche psicologiche all'interno dello spogliatoio, al di là dei guadagni economici, di cui noi allo Stato non abbiamo bisogno, se qui si bastano i risultati del bilancio, no? L'hanno ferita le parole del Presidente De Laurentiis? No, non l'ho sentite perché io non seguo pari. La prima volta dopo 3 anni e mezzo, solo perché mi hanno costretto, perché altrimenti sembrava un atto di scortesia passare senza. Io non so che cosa abbia proferito, perché mi avrebbe voluto ferire, perché si erano rivolte alla mia persona. Io poi, sai, non ho mai peso a quello che viene detto o a quello che viene riportato. E sempre più forte il legame invece con Inzaghi? Ma è un legame che viene da lontano, noi sono 15 anni che ci conosciamo, sicuramente c'è un legame anche d'affetto, no? Penso, mi auguro reciproco, l'ha sempre dimostrato, quindi voglio dire, la nostra è una grande famiglia dove tutti svolgono un ruolo, danno il loro apporto e soltanto attraverso l'apporto di tutti si ottengono i risultati, si vince tutti insieme e si perde tutti insieme, cioè il merito va sempre ripartito, così anche i demeriti. Senta, ad oggi la Lazio è da Champions, posto che ancora manca un mese più o meno di mercato. Ma io non faccio pronostici, non ho mai fatti, perché l'anno scorso poteva essere Champions, non ci siamo andati, quindi al di là se è da Champions o non da Champions, sicuramente la Lazio è una squadra che viene allestita per competere a pari con tutti, poi vedremo, l'anno scorso abbiamo vinto la Supercoppa, quest'anno siamo sotto nostro Signore che vede e provvede. De Vrij ha fatto la scelta giusta secondo lei? Ma no, lo deve chiedere a De Vrij, non lo devi chiedere a noi. Io il tempo, come dire, è galantuomo, è il posto dell'arco della sentenza. Quindi per quanto riguarda le situazioni degli altri, ognuno poi a casa propria fa le proprie scelte, le proprie decisioni, quindi questo è l'elemento fondamentale. Manca tanto a vedere la Lazio completa dal punto di vista del mercato? Ma noi abbiamo ancora delle considerazioni da fare, vedremo adesso sulla base di quello che le prospettive di mercato ci offriranno. Due, tre elementi. Ma non so, ma mica stiamo al mercato che vai al supermercato, compri uno, compri due. Ma non è, che significa? Noi prendiamo i giocatori in rapporto a quello che serve e in rapporto alla crescita chiaramente tecnica e ti ho detto anche dello spogliatoio, perché se tu poni, ricordate, di Giuseppe,
dove prendiamo i giocatori in rapporto alla potenzialità delle denunce, alla moralità e alla compatibilità economico-finanziaria. Da noi devono stare alla Lazio perché sono convinti di starci e ci vogliono venire, non devono starci perché tanto perché che devono lavorare. Questo è il principio. Scusate che sono De Laurentiis. Sono De Laurentiis. Beh, non so se chi è adesso, al di là di tutto. Perché qual è? Per dirmi cosa, sì. Dopo non so. Ma cioè questa cosa volete creare sempre il caso. Ma io dico che. Ma scusate, il caldo, vedete, l'estate, bisogna stare attenti alle dichiarazioni. Perché il caldo purtroppo suscita dichiarazioni talvolta troppo avventate. Va bene, grazie. Grazie Presidente.